Scriverò di lei quello che non è mai stato scritto da nessuno. Firmato e controfirmato Durante degli Alighieri, perché si chiama Durante, non Dante. Ma una pigiatina in più, caro Dante, invece scrivere tutte queste cose, non tu la potevi fare. Nulla, no, niente, oh, vai. Mi sono sfogato, scusami, ma era da 500 anni, mi tenevo sta cosa dentro, la dovevo dire. Ora può iniziare il video, finalmente. Buongiorno, signore. San Valentino nel Medioevo probabilmente non esisteva. E beati loro, fammelo dire, niente cene, orecchini, rose rosse, menù fissi. Menù fissi, menù fissi. Guarda che menù fissi era per San Valentino, lo fa anche che va a barra di via 100 stelle. Lo fanno anche i giornalai menù fisso. Dice, che mettono i giornalai menù fisso? Non si sa, ti danno un inserto in più, tu compri due giornali, te ne danno tre, non sai che fanno, ma qualcosa fanno. Insomma, a tempi di Dante San Valentino non esisteva. Però esisteva l'amore. E come se esisteva questo sentimento così irrazionale, così strano, che ti fa fare cose strane? I grandi pensatori del Medioevo si interrogavano spesso sull'amore. Perché ragazzi, tutte le volte siete una e ci garba, ci iniziano a studiare le ascelle, ci puzzano la piaga e ci pigliano gli svarioni? Perché bambini? Perché? Oh, sono passati quasi 2000 anni, ancora devo avere la risposta. Il nostro amico Dante conobbe l'amore per la prima volta a 9 anni, durante una festa. Quando tra la folla scorse una bambina bellina da morire, tutta vestita di rosso. Altri dettagli non ci vengono dati, se non il più importante: Dante se ne innamora perdutamente. La bambina si chiamava Beatrice Portinari e nonostante i due vivessero vicino, non si rivedero per tantissimo tempo. Addirittura Dante dovette aspettare 9 anni per rivedere la sua Beatrice. E 9 anni, quando ti garba una, sono tantissimi, te lo dici Pedro. 9 anni sono un'infinità di tempo, sei una persona completamente diversa. Ma il Dante non se l'era scordata la sua Beatrice. E neanche lei a quanto pare, perché quando i due si incrociarono per le vie di centro, lei lo salutò. Sì, Beatrice salutò Dante nonostante fosse una donna sposata con il grande cavalier Simone de Bardi, un uomo ricchissimo, vero? Lei lo salutò. E te immaginate un attimo cosa poté provocare quel saluto inaspettato nel nostro amico sommo poeta. Tutta città, dice, tornò a casa, si chiuse in camera e la sognò tutta la notte, ignuda come un bajo. Ignuda come un bajo, lo dice lui, mia io. Lo scrive nella Vita Nova, l'ho sognata tutta ignuda come un bajo, ragazzi. Oh, il Boccaccio faceva tanti ganzo, ma per tradurre ignuda come un bao ci ha messo 500 anni, eh. Se mi chiamava meglio non dicevo 2 minuti. Tatan! Insomma, Beatrice l'era buona, ma l'era sposata. E lui che fece poi Dante? Dovette sposarsi anche lui, che rimaneva solo. L'era insomma, non poteva mai rimanere solo. Però fece uno di quei matrimoni combinati, un po' di convenienza. Infatti lui non era innamorato di Gemma Donati. Pensa, tutte le cose che ha scritto non gli ha mai dedicato un verso alla povera Gemma. Mai nulla, nemmeno una filastrocca, né una canzoncina di Natale, nulla. Lui era innamorato solo di Beatrice, voleva solo Beatrice, che però morì purtroppo improvvisamente e quella morte distrusse Dante, lo divorò dall'interno quel raggio. Fu così che per superare la cosa Dante si rifugiò nello studio, nell'amore, nella poesia. Il sommo poeta trovò la forza di concludere il suo grande capolavoro, la Commedia, che solo qualche anno dopo il Boccaccio chiamerà Divina, opera che lui dedica a Beatrice. E allora si torna alla frase iniziale: io scriverò di lei quello che non è mai stato scritto da nessuno. Sì, perché l'amore è così, ti spinge ad andare oltre. E non sto parlando soltanto dell'amore fisico, ma anche l'amore per la storia, per l'arte, per la natura, per la scienza, per la geografia, per la biologia. L'amore ti spinge ad andare oltre l'ostacolo, ti fa fare quel passo in più. Pensate, Dante, senza neanche averci parlato un minuto, ci ha regalato la storia d'amore più bella di tutti i tempi. E allora, anche se noi oggi a San Valentino si farebbe volentieri a meno, all'amore proprio non possiamo rinunciare.